La commissione di trasparenza è l'unica commissione, insomma, che viene riconosciuta alle opposizioni. È una commissione di garanzia, è una commissione paritetica ed è chiamata a valutare anche nel merito gli atti e le delibere di giunta. Per me è uno spazio ulteriore per la politica, è uno spazio che può essere anche uno spazio di indirizzo, è uno spazio di confronto, è uno spazio di dialogo ed è uno spazio che noi cercheremo di riservare alla città. La Commissione Paritetica per la Trasparenza, della quale fanno parte i rappresentanti degli 11 gruppi consiliari, ieri ha eletto come presidente Federico Arienzo del Partito Democratico. Come prevede lo Statuto del Comune, la presidenza della Commissione Trasparenza spetta ad un esponente della minoranza e viene eletto a scrutinio palese. 4 i voti per lui, mentre 2 sono andati rispettivamente alla consigliera Menna e al consigliere Santoro. Se penso alla prima cosa, c'è un appalto europeo che prevedeva il rifacimento dei condotti fognari da Piazza Canneto fino a Piazza Renella, che quella parte di città aspettava, che è stato interrotto e non si sa perché è stato interrotto, quindi bisogna cercare di capire, insomma, qual è lo stato di questi fondi, di questi appalti che avrebbero avuto un significato molto importante per alcune parti del territorio. C'è la vicenda delle condotte fognarie a Pisani che sono completamente assenti e più volte il Comune ha partecipato a bandi della Regione Campania, ma anche lì, insomma, c'è una certa lacunosità anche nelle notizie, insomma, per non parlare poi, insomma, del sistema fognario di Cappella Cangiani, dove i lavori anche lì erano stati anche conclusi, il bando era stato anche concluso, ma c'è un problema poi nella gestione della viabilità della zona ospedaliera. E quindi, insomma, sono tanti temi, questi sono i primi, che sono quelli che io conosco personalmente, ma poi sono aperto a tutte quelle che saranno le indicazioni degli altri consiglieri.